Ragazzi, oggi ho deciso di lavare tutte le coperte, tutte le lenzuola. Appunto, ho avuto ospiti a casa e quindi oggi mi dedicherò tanto alle lavate. E poi, oggi è che ci sono, laverò anche delle coperte, i piumoni e pure dei cuscini. Di tanto in tanto, io comunque mi piace nella nuova stagione comunque rinfrescare un po' tutto. A parte le federe, ho fatto proprio i cuscini. E quindi ho appena steso questi qua. Ragazzi, mi sto facendo due hamburger di bollino. E poi mi sono preparato un po' di fagiolini. Fatti con un po' d'aglio e poi ho piastrato due, veramente tre pezzettini di panino alla segale. Buongiorno carissime ragazze, allora oggi giornata spettacolare, meravigliosa. Peccato che non c'era quando c'era mia mamma. Vabbè, pazienza, cos'è? I misteri della vita, veramente. Allora, oggi sono qui con Nathan. In questo momento sto facendo una bella passeggiata qui sotto al parco da noi, ma in realtà sto aspettando mio marito che esce da scuola, così andiamo in un altro parco perché oggi Crystal farà la corsa per la fame. È un'iniziativa appunto della scuola che ogni giro che i bimbi faranno di queste corsette saranno soldi che daremo noi genitori, nonni per salvare un bimbo. E quindi stiamo andando lì. Tra l'altro, ragazze, c'è caldo, caldo, caldo. Mamma mia, ragazze, mi sono andata a mettere. Beh, poi io mi vesto sempre naturalmente di nero. E quindi, però, sotto soltanto, vabbè, qua non si vede, vabbè, ho la magliettina corta e basta la giacca perché c'è tanto caldo, proprio da mare. Invece siamo in mezzo all'erba. Questo progetto consiste che ogni giro che i bimbi faranno, quindi hanno a disposizione almeno 10 giri, anche di più, ogni giro che loro faranno, il genitore o chi appunto rappresenta il bimbo metterà 2 euro a giro o quello che si vuole, e ogni giro che si farà la somma e arriverà ad ogni bambino, perché soltanto con 28 euro si salva la vita di un bambino, perché hanno ricreato i medici una barretta dove contiene tutto il necessario per curare i bimbi. E quindi per noi è stata veramente una bellissima iniziativa e soprattutto un'emozione grande, bellissima, vedere i bimbi che si sono impegnati così tanto, è stata una gioia, veramente. E niente, ragazze, come sempre mi piace condividere con voi anche questi momenti. Ragazze, finalmente sono tornata a casa, siamo tornati già da un pezzo, poi alla fine è venuto anche mio marito, abbiamo mangiato una cosa fuori e poi siamo rientrati. E niente, ragazze, sono sfinita, ma così stanca oggi proprio non potete capire. Perché, a parte che oggi c'è un caldo anomalo, non capisco il motivo di questo cambiamento di temperatura così. Sembra pieno estate. Infatti, ho visto poco fa il telegiornale e proprio parlavano di questa percentuale che si è alzata tantissimo in questi ultimi tempi e che ci sarà molto più caldo da qui al 2026. Almeno l'ho visto in modalità velocissima, però mi sembra di aver capito così. Oggi caldo, caldo, infatti mi sento anche stanchissima, anche perché oggi con Nathan ho girato alla fine tre parchi, non lo so,
però è stato bellissimo, lui ha giocato tantissimo, però poi alla fine arrivi a casa che sei proprio stanca. Tra l'altro adesso ci stiamo un po' riposando, aspetto un po' l'orario che esce Crystal, perché più tardi finalmente vado a fare un po' di spesa. Già è tanto che non vado e pensavo di andare da Iperal e se riesco anche da Acqua e Sapone, vediamo se riesco a fare tutte e due cose. Voglio cambiare adesso un po' supermercato, io poi di tanto in tanto cambio, non faccio mai per tanto tempo lo stesso supermercato, poi dipende, alcune cose so che le prendo lì che mi piacciono, allora sì. Ma oggi voglio andare un po' da Iperal perché mi piace tanto la frutta, la verdura lì. E poi vediamo da Famila, non so tutto quello che riuscirò a fare. Tra l'altro i detersivi ne ho proprio estremamente bisogno, perché questa settimana, come avete visto anche in questo vlog, ho fatto milioni di lavatrici e ancora ne ho, perché ho lavato tutte le coperte, mi manca un piumone ancora da fare. Io sono così quando mi prende, ragazze, che ho voglia, quando non lo so, quando cambiamo di stagione ho voglia di rinnovare tutto, di sentire tutto fresco. Ho lavato tutti i cuscini, non solo le federe ma tutti i cuscini, infatti voglio anche lavare quelli del letto, dei lettini, quindi vediamo. Ancora questo non l'ho fatto, ora appena cambierò le lenzuola andrò a fare pure quelli. Ho lavato pure tutti i tappeti, tutto. Quindi mi è finito il detersivo perché ne ho usato in abbondanza. Di tanto in tanto bisogna fare così. Niente ragazze, adesso mi faccio un bel caffè perché ho proprio sonno. Mi è venuta una sonnolenza potente, ma penso proprio che per il tempo. E dopodiché andiamo a fare la spesa. Sicuramente voi verrete con me. Magari fosse vero, ragazze, avervi tutte qua vicino. A dopo. Ragazze, eccomi appena tornata. Allora... ho fatto un bel po' di spesa, anche se alcune cose ancora mi mancano, però ho fatto sia Acqua e Sapone, che adesso vi faccio vedere, ho fatto un po' Iperal. Vi faccio vedere quello di Acqua e Sapone, ho speso sulle 64 euro. Ho fatto un po' di scorto, ho preso gli Huggins, che comunque erano una buonissima offerta, 2,50 euro, carta igienica. Anche questa era in offerta, ho preso sia quello blu, che mi ricordo che è un buon profumo, e questo che è il mio preferito. Ragazzi, invece come shampoo ho preso questo per Nathan e Crystal, ha un profumo spettacolare. Poi ho preso queste due colorazioni sempre nere, perché questo qui è riutilizzabile per ricrescita, quindi proviamo, speriamo bene. Poi ho preso il Lisoform, anche questa era una buona offerta. Il coccolino XXL, il Chief Gel Candeggina per il bagno e l'Ajax, quello per i vetri. Ho ripreso questo perché voglio smacchiare quell'inchiostro, penso che riesco solo con questo. Poi c'era una grande offerta sempre del Colgate, che spendevi 5 euro ma ti ritornavano 2,50 euro, quindi sono 2,50 euro mi sono venuti tutti questi. Poi ho preso il fondotinta, non l'ho mai provato, era in offerta. Il Tantum Rosa, quello per Crystal. L'acetone dei sacchetti, lo spazzolino per Crystal e infine il Sunsilk. Quindi questa è la spesa di lì, scusate, a questa. Andiamo invece alla spesa di Iperal, più o meno è costata 100 euro. Allora partiamo, che ho preso queste, già in passato le ho prese, sono buonissime, sono ricche di fibre, mi piacciono tantissimo. Nathan ha rubato i nutellini. Infatti ho preso questi qua, la pastina all'uovo, un pacco di Kinder Brios, i wafer, due bustine di latte e un po' di pane. Qua c'è un mini miele, le banane. Poi abbiamo preso yogurt greco, che questo è quello che mangio io. Questo invece sono quelli che mangiano mio marito e i miei figli, e questo mio marito. Dei Kinder fetta al latte, un po' di lattughina. E anche questa qui c'è, cioè un po' di fragole, le mandorle. E poi ho preso i mix di semi per insalate, che io quello non si può mangiare, e i dei semi di papavero. Un po' di mandarini, zucchine, dei cetrioli, limoni e avocado, le tempestine. Ho preso un po' di rosmarino, che lo vorrei piantare, non ho trovato il basilico. Poi ho preso questi qua, sono 34 capsule,
un po' di birra, quelle piccoline. E questa è la polpa finissima di cirio, che a parte quella della Mutti, ma questa è la mia preferita. Ancora pastina all'uovo, dei finocchi, delle melanzane, poi queste patatine, i soliti hamburgerini, non c'era quello al salmone, e questi qua. Basta, questa è tutta la spesa di oggi. Direi che per oggi ho fatto, dato. Poi tra l'altro abbiamo preso anche, ve le faccio vedere. Io ho preso la Sant'Anna, che era anche in offerta a 1,32 euro. E questa noi l'amiamo. E anche la Coca-Cola, 4 bottiglie, perché anche questa è in buona offerta. Ragazze, diciamo che per oggi ho super dato. Anche se però non ho preso tutto, ho detto era tanto che non facevo spesa. Anche quando sono venuta, cioè scusate, sono venuti mia madre, mio fratello, praticamente siamo stati sempre fuori, quindi avevo proprio bisogno di fare un po' di spesa. Ancora mi manca da prendere qualcosina per le cene, ad esempio qualche fettina di pollo, un po' di carne, però questo andremo domani perché è impossibile comunque non, come dire, fare tutto in un giorno. Niente, adesso sistemo e poi penso alla cena, ma penso che mi farò una bella insalata. A dopo. Ragazze, eccomi qua. Come avete visto, ho appena finito di fare la mia super insalata. Come voi sapete, io straamo mangiare insalate. Ormai diciamo che lo faccio quasi ogni giorno. Mi piace tantissimo e mi piace comunque farla molto ricca di tanti ingredienti. E quindi la volevo condividere con voi per farvi vedere quanto è buona. Poi soprattutto in questo periodo, anche quello che sarà quello estivo, cioè mangiare l'insalata così... come dire, fresca, mi piace tantissimo, la volevo condividere con voi. Questa è una delle tante tipo di insalate che faccio. Niente ragazzi, allora, come vi avevo promesso, questa settimana farò uscire più video, quindi io chiudo questo video perché tanto poi ne sto preparando sempre un altro che la farò uscire dopo domani. Voglio farvi uscire almeno un giorno sì e un giorno no un video questa settimana per recuperare il tempo perso, perché mi è mancato e comunque mi piace, mi tenete compagnia voi come io ve la tengo a voi. Quindi chiudo qua il video, non lo faccio troppo lungo, spero sempre che sia di compagnia, che vi piace. Io amo condividere con voi, vi sento vicine, molte di voi io vi sento veramente vicine per i vostri commenti, per tutto quello che mi dite, per come mi rispondete, vi amo veramente. E niente, poi voglio ricordare, cioè mi volevo ricordare perché non l'ho fatto nell'altro video, volevo ringraziarvi perché siamo a più di 2000, abbiamo superato già da un bel po'. Poi per il fatto che magari ho avuto i miei parenti non ci ho pensato, ma sono tanto gioiosa e contenta per aver raggiunto anche questo obiettivo. Vi scrivete ogni giorno, veramente mi state riempiendo di gioia e vi ringrazio. Quindi do il benvenuto a tutte le nuove iscritte. Vi do un forte abbraccio, un forte bacio a tutte voi. Ciao ragazze!